Bilanciati nel futuro è un progetto finanziato dalla Regione Toscana Autorità per la Partecipazione che ha l'obiettivo di ascoltare i cittadini del comune di Rosignano Marittimo sulla costruzione partecipata del bilancio dell'anno prossimo. Si parla di quattro temi specifici che sono i servizi socio-educativi estivi, la manutenzione degli impianti sportivi, la riqualificazione del centro di Castelnuovo Misericordia e la definizione e localizzazione di un nuovo plesso scolastico nelle frazioni collinari. Oggi si discute in particolare dei servizi socio-educativi per i centri estivi, scuola materna e campi solari, per un importo non so voi quanto ci mettete a guadagnarli, 270.000 euro, però stiamo parlando di 270.000 euro da spendere l'anno prossimo per far funzionare questi servizi. Quindi abbiamo individuato delle risorse che sicuramente saranno nel bilancio 2013. Quello che vogliamo provare a fare è cercare di capire insieme se il modo con il quale spendiamo queste risorse è il migliore che ci può essere, o se invece ci sono eventuali modifiche o proposte alternative da fare. Collegare la struttura di Gavinana ad attività e associazioni del territorio in modo da creare attività a costo contenuto. Possibilità di viaggi all'estero per apprendere le lingue anche mediante gemellaggi. Riuscire comunque a portare i bambini al mare integrando il servizio con corsi che possono stimolare la creatività. Per esempio corsi di fotografia, riciclo creativo, aiutano allo svolgimento dei compiti scolastici, maggior conoscenza del nostro territorio e delle strutture che vivono. Le esperienze di Gavinana e dei campi estivi sono sicuramente esperienze fortissime per i nostri figli, perché sono esperienze altamente educative. Ed ecco, questo è l'invito quindi all'amministrazione comunale a dare sempre più valore a queste esperienze educative, creando, immaginando attività correlate a queste iniziative sempre più importanti dal punto di vista educativo, quindi valorizzare sempre di più questo aspetto. Sì, ritengo che l'esperienza di Gavinana sia un'esperienza molto valida per i nostri bambini, che possono così fare un'esperienza fuori casa prolungata su 10 giorni. Il posto è bello perché siamo a contatto con la natura, siamo in montagna, e però vorrei che questa esperienza potesse essere estesa anche ai bambini fino a 14 anni e quindi anche adeguare la struttura e i tempi in modo che le diverse fasce d'età dei bambini possano poi diventare compatibili. Poi quando la gente si butta, si mette in prima persona, riesce a vedere oltre gli aspetti individuali, i benefici collettivi, sempre positivi. Lo sport a Rosignano ha sempre rappresentato e continua a rappresentare uno dei settori importanti, qualificanti dei servizi alla persona. Io credo che la qualità della vita di un territorio dipenda anche da quello che è il livello e la qualità, diciamo, dello sport, e quindi dal numero di persone che fanno sport, dal numero di impianti, dalla qualità degli impianti stessi. E Rosignano, devo dire che nel panorama provinciale, è uno dei comuni che dal punto di vista impiantistico è quello, diciamo, più dotato. Ovviamente, e questa è la seconda ragione, siamo in una situazione difficile dal punto di vista delle risorse, e avere tanti impianti ovviamente ci impegna anche nella manutenzione dei tanti impianti. Noi oggi viviamo una situazione di crisi, una situazione nella quale le risorse a disposizione dei comuni sono sempre meno, e quindi è giusto anche rispetto alla ristrettezza delle risorse decidere tutti insieme, i fruitori e i gestori insieme all'amministrazione, quali sono le priorità. Avremo modo di dare idea e opportunità su quello che saranno gli investimenti del prossimo bilancio. Se si va dietro al criterio della maggiore partecipazione, gli impianti che il comune ha 6 frazioni. La frazione più grande è la di tutti. L'esempio concreto è dei campi di calcio. È assurdo vedere all'Illatro
sei squadre di calcio che si allenano, si dividono un campo, quindi la priorità attuale è quella di andare a investire sui campi sportivi in questo senso per distribuire il numero di utenti in più campi. Se il territorio volesse sviluppare degli eventi, dei grandi eventi, gli impianti principali devono essere in buone condizioni. Ho sempre creduto nella partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica. Sono impegnato nella più grossa associazione sportiva, ricreativa del territorio e naturalmente sono molto interessato per quello che riguarda la nostra impiantistica. Un'esperienza nuova, diversa, interessante. Speriamo che serva anche un po' per spendere meglio e bene i soldi pubblici, che poi alla fine sono anche nostri. Per me è un'esperienza positiva, spero che non siano soltanto parole ma soprattutto fatti, quindi cose concrete, e poi vorrei invitare i giovani a essere i veri padroni del presente e del domani, perché sono gli unici che domani saranno coloro che gestiranno concretamente quello che è la prospettiva di quello che stiamo creando in questo momento. L'esperienza è stata sicuramente positiva e direi anche stimolante. Io ringrazio tutta l'amministrazione e anche i dipendenti comunali che si sono prestati a questa serata, perché veramente secondo me può dare dei buoni frutti. L'incontro sugli impianti sportivi è stato forse uno dei più complessi dal punto di vista delle risorse, perché si parlava di 200.000 euro da attribuire alla manutenzione di impianti sportivi, mentre le richieste che erano venute dal territorio erano su circa 800.000 euro. Diciamo, siamo venuti per sentire cosa è che vorranno fare. Sono 570.000 euro per Castelnuovo della Misericordia per la riqualificazione appunto del centro urbano di questa frazione. Io sono cittadino, ma io vorrei sistemassero un po' tutte le cose, vorrei. Tipo marciapiedi, bue per le strade, che se ci si casca ci si ammazziamo. Quando fanno la provinciale, un pezzetto di passeggiata, perché noi non l'abbiamo la passeggiata. Un accesso migliore che questa va, ma la tengo io pulito sto viottolino qua, che tutti lo usano. Non si può fare un accesso migliore al parcheggio, no? Abbiamo utilizzato un metodo che si chiama la camminata di quartiere. I cittadini che hanno partecipato, dopo una breve introduzione nella quale hanno potuto dire qual era il futuro che immaginavano per la piazza e per la città, si sono aggregati ai tecnici del comune e hanno camminato insieme ai tecnici per vedere quali sarebbero le opere ipotizzate, le iniziative che si dovrebbero fare. Quindi hanno letteralmente seguito, camminando per le strade, nella piazza, quali potrebbero essere gli interventi di riqualificazione della pavimentazione, della viabilità e anche che tipo di funzioni dare alla piazza dal punto di vista dell'arredo urbano e dei servizi. Lasciare il parcheggio in piazza, meglio una piazza funzionale che puramente estetica. Invogliare i cittadini, magari con agevolazioni, a ristrutturare le facciate della piazza. E le sapete tutti che la situazione è particolarmente difficoltosa, il comune non è nemmeno che non abbia risorse, perché risorse ci sono, ma sono bloccate dal patto di stabilità. Ci viene chiesto cosa vogliamo per riqualificare la piazza di Castelnuovo. Vogliamo prima di tutto che vengano mantenuti quei servizi che ci sono ora, COP, posta, i negozi, trattorie e tutto quanto che sono nella piazza. Migliorare i servizi, migliorare l'ambiente, le facciate. Castelnuovo deve essere vivibile, soprattutto per chi ci sta, ma anche per chi viene a trovarci. Non sono d'accordo su togliere il parcheggio, perché cioè, in parte potrebbe essere tolto, ma se si toglie del tutto e si fanno giardini, sicuramente per i negozianti, per le persone che abitano lì, creano delle difficoltà, perché creano dei nuovi parcheggi. Castelnuovo, insieme a Vada, siamo le due frazioni che hanno una bella piazza, ma naturalmente no con tutte queste macchine.
una piazza più bella, con i fiori, piastrellata come c'è a Siena. Naturalmente bisogna fare anche parcheggi perché si stimoli le persone a rimanere a Castelnuovo e a tornare a Castelnuovo. Però non levando tanti parcheggi, perché la gente di piazza sicuramente non li starà bene. Eventualmente per la creazione dei parcheggi abbiamo delle aree verdi che sono tra l'altro inservibili, che sono praticamente piani di erbacce, eccetera, eccetera. Bisogna ripristinare la piazza per quella che è la funzione che gli è propria, quella di centro vitale e di socializzazione dei cittadini. Quindi una nuova pavimentazione, liberarla dalle macchine, creare delle aree a verde, piantumate, delle aree pavimentate, magari anche una parte destinarla a gioco per i bimbi e poi limitare al minimo la circolazione delle auto. Si vede sicuramente che i cittadini, quando gli viene data la possibilità di dare la loro opinione, sono molto contenti, anche perché sanno di essere i veri esperti. La cosa più difficile per i cittadini è capire anche il punto di vista degli altri e quindi riuscire a dialogare e trovare posizioni anche collegiali e consensuali. Lanciati nel futuro, io credo che sia un'esperienza che stiamo facendo particolarmente interessante e per l'amministrazione comunale e per i cittadini che partecipano, mi sembra, con idee, con voglia e con capacità, perché poi si intrecciano i saperi del territorio con le idee dell'amministrazione comunale rispetto al bilancio, a una parte del bilancio 2013. I temi all'ordine del giorno sono stati sviscerati abbastanza bene, direi, e sia quello sulla riqualificazione del centro storico di Castelnuovo, sia quello riguardante gli impianti sportivi e quello che riguarda anche i servizi educativi estivi per i nostri ragazzi. E stasera si conclude con questo, la valutazione di dove e come potremo collocare il plesso unico delle collezioni. Quindi l'idea è quella di poter concentrare tutti i servizi 3-11, quindi la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, in un unico plesso, ovviamente costruito ex novo, che come dire, ci aiuterete anche a individuare come localizzazione. Vorrei sapere se c'è la possibilità di inserire in questo nuovo plesso scolastico anche un asilo nido, perché nelle frazioni collinari, come ben sapete, non c'è. E comunque i bambini ci sono e bisogna portarli a Rosignano Sorvegno. Il problema dell'asilo nido sostanzialmente ce l'avevamo posto. Si tratta di capire, ovviamente, la spesa, cioè la disponibilità di spazi, la spesa complessiva aggiuntiva rispetto, diciamo, alla struttura 3-11 e poi anche la spesa per la gestione dell'asilo nido, perché che, diciamo, sia una gestione diretta dell'amministrazione, che sia comunque una gestione indiretta tramite cooperative, affidamenti all'esterno, comunque è una spesa in più e gli asili nido costano parecchio. La scuola deve essere comunque vicina almeno a uno dei tre paesi, di modo che i bambini possano comunque a piedi anche raggiungere il centro del paese per fare delle uscite, per compiere comunque delle esperienze, perché essere proprio in una zona distante secondo me è controproducente proprio per l'attività didattica stessa. I tempi dipendono anche dall'intervento, dalla progettazione, cioè non solo dal finanziamento. Il finanziamento, diciamo, è il primo passo, poi c'è la progettazione e la realizzazione. Considerando la progettazione preliminare, la progettazione definitiva, acquisizione di parere, poi progettazione esecutiva, bene, gara e realizzazione, secondo me dal primo anno non possono passare meno di 4 anni. Ecco. Parlava della scuola, la scuola unica secondo me è un progetto importante, un obiettivo importante da raggiungere, perché le scuole così come sono attualmente creano dei problemi, dei disagi soprattutto di trasporti per i bambini, perché essendo elementari arrivano fino a 11 anni, per cui ci sono alcuni disagi, mentre con un plesso unico sarebbero anche
tutta l'esperienza da 3 anni fino agli 11 anni condivisa nel solito plesso e sarebbe migliore. E ognuno la vorrebbe sotto casa, la scuola, per cui i pulmini continueranno a esserci, però avere un amplesso scolastico, diciamo, raccolto in una sola ubicazione, secondo me è importante, anche perché tempi di, insomma, come siamo strutturati ora, le scuole sono molto indietro rispetto alle scuole private che vediamo tutti i giorni nei servizi di Reporte, della RAI. Per cui adeguare la scuola pubblica, secondo me, avvicinarsi a quelle private sarebbe molto importante. I bilanci degli enti locali e quindi anche del nostro comune sono bilanci ridotti dal punto di vista anche delle risorse, quindi è importante condividere con la cittadinanza il più possibile la scaletta delle priorità. Ecco, questo è stato l'obiettivo. Mi sembra che una prima valutazione, un primo bilancio sia di assoluta positività. Estremamente interessante il sistema adottato dal Comune di Rosignano per coinvolgere la popolazione in decisioni che poi comporteranno degli effetti immediati sulla popolazione stessa. Sono contento di questa iniziativa del Comune, del bilancio condiviso, che perlomeno in parte, a una parte dei cittadini, viene spiegato cosa viene fatto o meno su varie opere. Questo è un primo percorso che noi facciamo, si è messo a un 10% del nostro bilancio 2013 in partecipazione, probabilmente, io spero e credo, questa è la volontà anche dell'amministrazione, che nei prossimi anni si possa allargare anche questo campo, perché evidentemente se noi recepiamo dai cittadini, i cittadini si rendono conto di quanto è difficile portare avanti il bilancio e fare le cose, non quelle che vogliamo, ma quelle che possiamo fare, che dobbiamo fare con priorità, io credo che questo sia un'osmosi che fa bene a tutti. Ma il bilancio mi sembra assolutamente positivo, intanto perché abbiamo incontrato, abbiamo discusso, ci siamo confrontati con tanti cittadini, cittadini semplici, cittadini che sono organizzati normalmente in associazioni, la consulta dello sport, sui vari argomenti, quindi intanto è importante che l'amministrazione si sia aperta al confronto molto sereno, molto tranquillo con i cittadini su 4 importanti scelte che dovremo fare con il bilancio dell'anno prossimo.